prende, ma voi venite. Dai. Vecchiali, buonasera. Pronto, è negozio di animali. Sì, signora. Allora, se gli ero pagare a me. A me mi servisse un cane che abbaia assai. Un cane che abbaia assai. Allora, sapete quale ho fatto? Io tengo sta cosa in coppa di me, in due palazzo. Nel palazzo c'è una signora che tiene il cane che mi disturba e non riesco a dormire. E allora io mo mi prendo il cane e a sfregio voglio un cane che abbaia più di lei. Quali sono i cani che abbaiano di più? Mi dia una lista molto decisa e privata. Non saprei dire davvero, signora. Ma allora, un cane che abbaia assai, mi hanno detto, mi hanno consigliato mia sorella, marito. Mi pare il pastore australiano, come si chiama? Signora, non sta in un appartamento, ci vuole un giardino. Signora, il pastore australiano lì, io lo metto dentro la stanza proprio a sta, proprio sopra dalla signora dove dorme, sono la stanza da letto. Anna deve abbaiare tutta la notte, a sfregge, deve svegliarsi, si deve intossicare. Sì, ma se non così compro un registratore con l'abbaio del cane, un po' prima. Ah, Goppa ha chiesto pure le ragioni, ma chi se è nato cazzo, però sentite a me, io mi serve. Io non so che dirle. No, allora, signora, lei è una signora gentile, mo io, allora, mette un registratore, non è abbastanza simbolico, cioè, a me mi deve proprio il cane che essa, io devo uscire a testa alta dall'appartamento con un cane, zazzazza. Ma io cani di grossa taglia non ne ho. Tagli di piccola taglia. Cani di piccola taglia. Ah, è perfetto, prendi i cani di piccola taglia, i più bastardi che abbaiano di più, quali sono? Ah, non avrei idea, mi chiedono quelli che non abbaiano, si figuri lei. Barboncini ce ne stanno. Mi posso informare, signora, io no, allora, barboncini ci stanno. No, signora, ho solamente un lagotto. Un lagotto? Ha giudicato, quanto costa è un lagotto? È un barbone più grosso. Un barbone pure per babbo, basta che abbaia e fa casino, ma ve lo fa abbaia che ci vuole? Abbaia, ma se gli insegni da che abbaia, lo venga a vedere. Se ci tiro la coda, abbaia. Abbaia, perché gli vuoi tirare la coda? Allora io stanotte, allora io domani passo per il negozio, fatemi trovare il lagotto bello pure col maglione. Va bene, signora, venga pure. Lo pago, io 2 milioni di dollari, lo pago. Signora. Aspettate, non è attaccato, signor. Pronto? Pronto, ma è il negozio di animali. Sì? Allora sentite signor, qua la situazione è drastica, tengo la signora sotto dove nell'appartamento che il cane fa casino tutta la notte, allora voi mi dovete dire quali sono gli animali che fanno più rumore. Non ho capito, scusi. Ripeto, mi serve un animale che fa casino, che abbaia, che strilla, che nitrisce, che barrisce, qualsiasi cosa. Ha bisogno di un animale. Che fa casino. Qualsiasi, perché io con questa signora mi ci sto litigando ogni sera, mo a sfregio, io devo avere un animale che fa più casino del suo. Cioè noi se vendiamo gli animali, signora, non li vendiamo per quello scopo lì, ecco, quindi... E che scopo? Per amarli. Ah, poi io lo amo perché mi fa questo santo piacere. Non rispetti ad altre persone. No, vabbè, ecco. Quella, il dispetto poi entra nella categoria dell'amore, senza pensando a quello lì platonico, se vogliamo dire anche. Comunque, questo è un altro fatto da dire. Io le stavo dicendo, io lo sono disposto ad amare, a pagare, a fare il bagno, a farci dormirci insieme, basta che alle 3 di notte cominci a bagliare, a nitrire, a barrire come se Anna morì un giorno dopo. Se vuole venire poi qua in negozio, signora, ne possiamo parlare di persona. Allora, io sono disposta a pagare pure un bel po'. Se mi dici un po', qual è l'animale che fa un po' più di casino? Guardi, in questo momento c'ho gente anche, signora. Se le piace passare dal negozio e vediamo un attimino insieme di prendere una soluzione. Passo, passo, va bene? Passo. Grazie, ciao, buongiorno. Ciao.